Allora, riprende il gioco a Uno Mattina Estate, il gioco con il nostro inviato in vacanza Enrico Papi. Come sapete, questa settimana ci troviamo a Todi. Adesso è il momento di dare la linea a lui e di sapere a che gioco giochiamo. Allora Enrico, ci sei? Enrico? Enrico? Noi siamo pronti, tu sei pronto? Enrico? No, credo che lui non è pronto. Ti stiamo chiamando per il gioco. Enrico! Ti mandiamo un piccione viaggiatore da Roma, Enrico! Dagli studi di Saxa Rubra fino a Todi. Io lo vedo carino, lui che passeggia. Hai un monitor, Enrico? No, non ha un monitor e probabilmente non gli hanno comunicato che noi lo stiamo chiamando, però noi siamo speranzosi, siamo sicuri che tra qualche istante lui giungerà a noi con la sua voce squillante, non accade nulla. Enrico, ci sei? Beh, aspettiamo magari un attimo. Annalisa, è arrivato il tuo prestigioso ospite, mi sembra. Sì, sì, infatti è già arrivato. È già arrivato, un ospite di cui non diciamo niente. No, non diciamo niente perché effettivamente è una sorpresa. Io direi, in attesa di Enrico Papi, lo vai a trovare? Che dici? Forse anche perché è anche un bell'uomo, tra parentesi. Ah no, c'è Enrico. Da Todi, eccoci qua pronti per il gioco. Eccoti qua. Allora, eccoci qua. A che gioco giochiamo? Adesso giochiamo a un bellissimo gioco che si chiama l'albicocca salterella. Che? L'albicocca salterella. Ho capito, l'albicocca salterella, hai capito come è? Allora, l'albicocca salterella, sì, sì. Vabbè. Mi spiego. Torna incomprensibile, però vedremo. Noi, tu sai che noi dobbiamo abbinarci, dobbiamo giocare con i nostri telespettatori. Come l'anno scorso. Allora, prendete meccanismo le vostre, è lo stesso, eh? Prendete le vostre telefonate. Perfetto. E noi vi spieghiamo il gioco. Perfetto. Allora, vediamo subito chi ha telefono, se squilla il nostro telefono. E ci abbineremo io ed Amedeo. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno. Signora, buongiorno, benvenuta. Grazie. Come si chiama e da dove ci chiama? Due domande originalissime in questo caso. Lei come si chiama e da dove ci telefona? Dunque, mi chiamo Giuliana e telefono da Genzano di Roma. Allora, Giuliana, sì. La signora Giuliana, adesso prendiamo anche l'altra telefonata. Chi è in linea? Sono Sandro e chiamo da Pontedera. Allora, buongiorno Sandro. Buongiorno. Allora, Sandro per oggi che è il nostro primo gioco, la nostra prima volta, facciamo io mi abbino con Sandro e tu con Giuliana? Sì. Facciamo così? Mi sembra logico. Allora, Sandro, io sono abbinata con lei e Amedeo con Giuliana. Giuliana. Adesso vediamo Enrico a che gioco ci fa eccoci, giocare. Eccoci di nuovo qui in diretta, siamo pronti, sì. Però prima del gioco un attimino devo ricordare che il piatto che abbiamo iniziato, la famosa palomba, la ghiotta, è stata terminata. Eccola qua, guardate un po'. Guardate che squisitezza, avete l'acquolina in bocca? Ah, guardate un po'. Questo abbiamo due acquoline in bocca. E il piatto quando si presenta a tavola è proprio così, con questa salsa molto bella, con un sapore gustosissimo, tant'è vero che si chiama palomba alla ghiotta. La ringraziamo Aldo per oggi, questo piatto lo troveremo nel banchetto finale di venerdì. E voglio ringraziare anche la mongolfiera che mi ha accompagnato, vi voglio ricordare che qui a Todi... Ringrazi la mongolfiera. Che qui a Todi, sì, perché è tutto meglio della mongolfiera. La signora mongolfiera detta... Mongolfiera. Che ci ha accompagnato qui nella piazza di Todi, che vi ricordo sì. Sarà protagonista della manifestazione mongolfieristica che si terrà appunto unica in Italia qui a Todi a luglio. A questo punto io spiego il gioco e poi andiamo con la banda. Allora, come potete vedere ci sono due squadre, una squadra verde e una squadra arancione come l'altro anno, con le nostre magliette che identificano il programma Uno Mattina Estate. Loro dovranno tirare questa albicocca, ecco perché si chiama albicocca salterella, sì. Con la padella. Dovranno cercare di oltrepassare questo muro di ragazzi formati appunto da ragazzi del gruppo sportivo di basket ed andare ad infilare l'albicocca all'interno di questo cestino portato dal loro compagno di squadra. A sì. Sua volta lui con i piedi legati dovrà portarla all'altra compagna di squadra che tiene una benda, di la benda, sì. E i piedi legati. Lei dovrà consegnare con le mani l'albicocca all'ultima compagna di squadra, che è appunto l'elemento più importante del gioco, che dovrà mangiare l'albicocca e, per così dire, separare il nocciolo dal resto del frutto e metterlo sul tavolo. Chi riesce a consegnare sul tavolo tre noccioli il prima possibile vince e fa vincere anche i telespettatori che gentilmente si sono abbinati con voi da casa. Ecco, allora noi siamo sempre... pronti. Come sempre è più complicato da spiegare. Questo... Giuliana e Sandro sono stati attentissimi, lo sappiamo da sì, casa, hanno sì. Capito tutto, vero? Anche noi. Allora, io faccio partire subito con aspetta, un rullo. Aspetta, ci dobbiamo abbinare anche noi. Certo, I colori. Aspetta, difatti, sì. Faccio partire il rullo di tamburi e su questo rullo di tamburi faccio gli abbinamenti. Pronto? Vai. Allora, Annalisa è abbinata con la squadra dei Verdi e Amedeo abbinato con la squadra... degli arancioni. Allora, okay. Sandro, allora. Noi siamo verdi.
C'è anche Enrico, c'è anche un prestigioso ospite sportivo che è venuto a trovarci, che ti sta seguendo con tanto interesse e curiosità. È anche un po' stupito veramente di tutte le tue evoluzioni. Cosa vuoi fare, vabbè, neanche noi, ma insomma. Allora, il gioco ve l'ho spiegato, è semplicissimo. L'albicocca saltarella, pronto con il ruolo di tamburi. Diamo inizio alla gara. Allora, pronti anche la banda. Partenza. Via! Ecco i ragazzi che cercano di ostacolare a più non posso le albicocche, mentre la prima squadra degli arancioni riesce a portare la concorrente seduta al tavolino. Eccoli qua, che sta sbucciando. Signora Giuliana, noi siamo arancioni, vero? Ora ci ha messo il primo nocciolo, mentre anche la squadra dei verdi, eccolo qua, e riesce a sputare il secondo nocciolo. Allora uno pari stanno, ecco l'albicocca, la squadra dei verdi, mentre la squadra mi sembra che questi ragazzini facciano queste operazioni con molta delicatezza e finezza, insomma. Degli arancioni sta in questo momento mangiando l'altro nocciolo e arriva anche l'altra albicocca e mi pare che vince, quindi per più noccioli la squadra degli arancioni. Facciamo con signora Giuliana, la squadra degli arancioni ha vinto. Signora Giuliana, evviva! La squadra degli arancioni. Albicocchiamoci, insomma. Eccoli qua, allora. Eccoci qua, allora, i premi di quest'anno, Amedeo. Sì, i premi. I premi, tanti premi. Allora, i premi di quest'anno. Chi è che si era abbinato con la squadra degli arancioni? La signora Giuliana. Pensi un po', lei quest'anno vince un premio bellissimo, secondo me. Cioè, lei ha la possibilità di diventare miliardaria. Perché pensi un po', noi le consegneremo 100 biglietti della lotteria delle Repubbliche Marinare abbinate alla regata storica di Amalfi. Quindi lei ha la possibilità veramente di diventare ricca e anche famosa, perché lo diventa con il nostro programma Uno Mattina Estate. Io credo che per oggi è tutto, qui da Todi abbiamo terminato, vi ripossiamo ridare la linea, non prima di aver ringraziato tutti quanti gli ospiti, quindi vi ricordo la signora Mongolfier che ci ha accompagnato, Ralph Show è il Ralph Show è il responsabile della Mongolfiera, che adesso la sta riponendo nel suo posto più adatto, cioè nel camioncino la riporta a casa, la banda della città di Todi che ci ha tenuto compagnia con il suo maestro, il professor Comez, che io lo chiamo professore ma lui è il direttore dell'archivio qui storico di Todi, tutti quanti i bambini della squadra di basket, della squadra di pallavolo, nonché il cuoco Aldo che ci ha cucinato un ghiottissimo piatto, appunto palomba alla ghiotta. E noi ringraziamo da Todi è tutto, grazie Enrico, questo applauso, vi salutiamo, ci rivediamo domani sarà un arrivo spettacolare. Ciao. Io volevo intanto ricordare, la signora Giuliana ha vinto quindi 100 biglietti della lotteria di Amalfi, mentre il per rispetto all'operatore più sarebbe c'è una scalinata, la vedo, ci sono delle persone, delle bambine. Intanto buongiorno Medeo. Buongiorno Annalisa, ero concentratissimo a seguire questa cosa, che cosa sta succedendo? Buongiorno, ci troviamo sempre a Todi. Io ieri con Enrico Papi non ho parlato però, Annalisa, tu hai parlato. Buongiorno, buon mattino anche a voi. Buon mattino a tutti, benvenuti a Uno Mattina Estate. Ecco, noi siamo collegati con Todi questa settimana e abbiamo visto una scalinata adesso. Una sorta di corteo. Vediamo un po' se Enrico ci sente, sentiamo subito che cosa sta preparando. Buongiorno Enrico. Buongiorno Annalisa, buongiorno Amedeo, un pochino mi vedrete. Perché stiamo ricostruendo una rievocazione storica in costume del 1409, ovvero sia il matrimonio tra Tendolo Sforza e Antonia Salimbeni, avvenuto a Colle Valenza, una frazione di Todi. Ed io sono praticamente l'ambasciatore che arrivo, come potete vedere, da sotto quest'arco, tra poco forse mi vedrete. Eccomi qua. Andiamo Sofia. Andiamo, eccoci qua. Non cammina più Sofia, che gli è successo? È bloccata Sofia. Chi è una bella piazza, una bella scalinata, dei bei costumi. Buongiorno Enrico, ma Sofia qua. È il cavallo. Ecco, si chiama Sofia. Oh, Sofia. Bravo. Buongiorno anche a Sofia. Buongiorno, come stai? Che ha un bel aspetto, si è svegliata bene Sofia. Sì, si è svegliata bene. Lo vediamo dagli occhietti vispi. Ha dormito bene. Allora, questi ragazzi sono dei ragazzi che hanno appunto realizzato qualche giorno fa questa rievocazione storica nel castello di Colle Valenza, una bellissima frazione, una delle 37 frazioni di Todi. Ti sta bene noi, questo cappello? Mi hanno detto mettilo sulle 23, io l'ho messo sulle 23. Oggi parleremo appunto di Todi,
visto da un punto di vista antico, cioè dell'antichità, e Todi invece moderno. E appunto iniziamo con la rievocazione storica, ma durante